Questi sono i nuovi La Sportiva Equilibrium Trek, ovvero i nuovi scarponi per backpacking e il sentiero tecnico di casa La Sportiva, di cui adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno dell'ascensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di questo Equilibrium Trek, perché qui troviamo la classica suola Vibram con geometria Impact Brake System di La Sportiva. Una suola che mi è piaciuta molto dal punto di vista del grip perché tiene bene su quasi tutte le superfici, iniziando dai sentieri più semplici dove non ha nessun problema. Su roccia, anche roccia bagnata, tiene veramente molto bene. Dove fa un pochino di fatica è sul fango, perché questo tipo di tassello non l'aiuta ad avere un grandissimo grip sul fango. Per tutto quello invece che non è fango, questa struttura Impact Brake System fa sì che veramente avremo un grip fenomenale. Una suola che ci garantirà un ottimo grip sia quando andremo in progressione anche su sentieri particolarmente verticali, anche in frenata su discese veramente tecniche e discese molto impervie. Da questo punto di vista davvero una struttura che le garantisce un ottimo grip. E poi sul tallone troviamo la classica struttura double heel tipica di La Sportiva, una struttura che fa sì che avremo una rullata veramente naturale, una struttura che ci aiuterà tantissimo quando andremo in frenata in discesa, una struttura che farà sì che avremo sicuramente un minor impatto muscolare che ci garantirà di poter camminare più a lungo. Da questo punto di vista è una suola che mi è piaciuta veramente tanto, una suola con la quale ho fatto davvero tante escursioni che è ancora completamente integra senza che nessun tassello sia saltato via, soprattutto una suola che volendo una volta finita la si può anche far risuolare. Passando invece all'intersuola di questi Equilibrium Trek, qui troviamo il classico intersuola in TPU espanso all'interno del tassello. Una struttura molto particolare e tipica di questo Equilibrium, ma che ci dà veramente un'ottima ammortizzazione. Per intenderci, con questi scarponi potremo fare delle escursioni veramente lunghe anche di più giorni, senza avere dolori alla pianta del piede o sentire il piede particolarmente stanco. Da questo punto di vista poi l'intersuola è semirigido. Dunque un'intersuola che ci garantirà una buona rullata sui sentieri più semplici, ma anche un buon sostegno sui sentieri più tecnici. Da questo punto di vista, grazie a questa intersuola, possiamo dire che questi Equilibrium Trek sono adatti a davvero tantissimi tipi di terreno. Uno scarpone veramente abbastanza a 360 gradi. Passando invece alla parte superiore della tovaglia, iniziamo dal puntale, perché qui troviamo un puntale veramente rigido. Per intenderci, un puntale che se prenderete a calci una roccia non sentirete nessun male alla punta dei piedi. Per quanto riguarda invece tutta la tovaglia, qui troviamo una tovaglia in pelle per Vanguard da 1.6 mm, una tovaglia di per sé idrorepellente, ma che all'interno presenta anche una fodera in Gore-Tex in modo tale da proteggerci dall'acqua. Una tovaglia che sicuramente predilige di più la termicità rispetto che la traspirabilità. Questo è uno scarpone che sicuramente è più ideale da utilizzare su declimi temperati freddi rispetto che declimi particolarmente caldi. Aspetto poi che mi è piaciuto molto di questa tovaglia è che sulla parte inferiore troviamo tutto un perimetro in tessuto antiabrasivo che va a proteggere tutta la tovaglia e gli garantisce sicuramente una lunga vita a questi scarponi. Da questo punto di vista questa fascia inferiore veramente è fatta molto bene e ci garantirà di poter utilizzare questo Equilibrium Trek a lungo. Passando invece alla parte del tallone, come vi dicevo nella parte bassa troviamo la geometria double heel. In sé poi tutto il tallone è molto strutturato, un tallone che va a chiudere molto bene tutta la parte della nostra caviglia perché è uno scarpone alto, per intenderci non ha un taglio mid, è proprio alto. E da questo punto di vista davvero anche sui sentieri più impervi, più sconnessi avremo sempre un ottimo supporto. Altro aspetto che mi piace, piccola chicca, è che nella parte superiore troviamo una linguetta morbida in modo tale da non avere delle zone di abrasione nel momento in cui andiamo a fare delle discese molto impervie. Quindi anche da questo punto di vista un tallone studiato veramente bene. Infine l'aspetto che poi ho apprezzato molto di questo tallone è la sua costruzione col sistema 3D Flex System. Questo sistema fa sì che noi quando andremo sulle salite più impervie e più ripide potremo andare a piegare la caviglia verso la parte anteriore senza essere troppo costretti. In questo modo lo scarpone tenderà a piegarsi insieme alla caviglia in modo tale da darci il miglior passo possibile, in modo tale da darci il miglior supporto anche quando andiamo veramente sulle salite molto pendenti. Da questo punto di vista sempre apprezzato questo 3D Flex System perché ci dà modo proprio di poter avere una camminata molto naturale. Infine, per quanto riguarda linguette e lacci, una linguetta classica, molto imbottita, svolge ottimamente il proprio lavoro, ma veramente molto classica. Lacci fatti molto molto bene, la cui allacciatura arriva quasi in punta allo scarpone, che quindi ci dà modo veramente di avere una allacciatura molto precisa.
e poi tutta la parte superiore fatta da tre passallacci che ci permettono di serrare molto bene tutta la parte della caviglia. Davvero da questo punto di vista, tra tomaie e lacci, lo scarpone va sempre molto stretto attorno al nostro piede e ci garantirà di non avere nessun tipo di vescica e soprattutto di avere sempre un ottimo feeling. Parlando di spazio dell'avampiede, invece, qui troviamo un avampiede abbastanza generoso. Per intenderci, un avampiede abbastanza grande, un avampiede che ci permetterà di poter prendere il nostro classico numero senza dover lottare per mezza taglia o una taglia in più. Sicuramente un avampiede un pochino più grande magari rispetto a tanti altri modelli di La Sportiva a cui siamo stati abituati negli anni. Arriviamo dunque a capire a chi consiglio questo Equilibrium Trek e dove vi consiglio di utilizzarli. Secondo me è uno scarpone adatto praticamente un po' a chiunque, dal principiante che magari sta cercando uno scarpone con cui iniziare a fare dei sentieri semplici per poi arrivare anche a fare vie ferrate e a fare anche dei sentieri tecnici, all'escursionista più esperto che ha bisogno di uno scarpone bello strutturato con cui andare a fare anche veramente le vie ferrate più cattive e sentieri tecnici più esposti. Per quanto riguarda invece i sentieri, come vi ho detto, un po' tutti, davvero dal più semplice al più tecnico, perché questo intersuola semirigido gli permette di essere utilizzato veramente quasi a 360 gradi. Arriviamo infine al prezzo, perché questi La Sportiva Equilibrium vengono venduti a 270 euro, online si trova qualcosa meno. Ve li consiglio? Sì, ve li consiglio perché è uno scarpone innanzitutto anche leggero, parliamo di 500 grammi nella taglia 42 uomo ed esistono anche le versioni da donna. È uno scarpone abbastanza tuttofare che possiamo prendere oggi e praticamente utilizzare su quasi tutti i tipi di terreno. Uno scarpone che sicuramente ci durerà anche nel tempo e col quale potremo veramente fare tantissime, tantissime escursioni. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!